Ci troviamo al mini market Emporio Solidale di Santa Barbara per un progetto che hanno organizzato con gli alunni dell'Istituto Santa Rosa. Ti presenti? Ci spieghi qualcosa? Grazie. Buongiorno, allora io sono Stefania Insogna, sono una volontaria dell'associazione Viterbo con Amore e faccio servizio qui all'Emporio da quando sono in pensione. Sono un'ex insegnante e quest'anno, siccome abbiamo fatto un progetto per l'Emporio con il presidente nelle scuole sullo spreco alimentare e siamo andati anche al liceo pedagogico Santa Rosa con una terza. La scuola ci ha chiesto di poter effettuare il PCTO presso la nostra struttura e allora con le professoresse di questa classe abbiamo previsto un percorso per le competenze trasversali e l'orientamento al lavoro qui nel nostro emporio. Gli alunni della terza sono venuti da lunedì e fino a oggi a fare le attività dell'emporio, quello che c'è da fare, quindi vendita, frutta, pane, tutto quello che c'è da fare all'emporio, mettere a posto il magazzino. E poi noi abbiamo strutturato dalle 11 all'una, perché loro per 5 giorni hanno fatto 4 ore, come se fosse la scuola. E quindi diciamo, abbiamo strutturato dei percorsi di testimonianza sul volontariato e abbiamo invitato delle associazioni di volontariato che sono venute a parlare dalle 11 all'una e a presentare la propria esperienza. Quindi abbiamo avuto Vitersport, abbiamo avuto l'IPD, abbiamo avuto la Casa dei Diritti Sociali della Tuscia, Cuore di Mamma, poi oggi avremo Sorrisi che Nuotano, Eta Beta, Campo delle Rose. Quindi sono venute tante associazioni a presentare la loro esperienza, anche quella dell'Affido, l'ARLAF. Quindi abbiamo presentato ai ragazzi le possibilità di fare volontariato, ma anche le tante realtà, alcune delle quali noi chiaramente non è che potevamo invitare tutti, operano nel territorio viterbese.